Il caffè? Permesso? Buongiorno! Pronto? Sì, signore, già sveglio. Credo tra mezz'ora. Aspetti. Signore? Cosa c'è? C'è una telefonata per lei. Vengo. Chi è? Non lo so, non me l'ha detto. Si domenica, no? Te l'ho detto tante volte. Sei proprio una selvaggia, sai? Pronto? Ah, Roberto. Sì. Sono le 8:30. Sarò pronto tra un'ora. Saremo a Napoli verso mezzogiorno. Scusa. Fumo, maledetto. Da domani smetto. Scusa, sai. Sì. L'ingegnere ci aspetta a chiesa. A chiesa? Sì. Passeremo a prenderlo. Ha detto che le pratiche per la concessione del cemento non potremo sbrigarle che a Napoli. È un affare di milioni, il tempo necessario ci vuole, no? Sì, ti aspetto. Roberto, procura un paio di bembole per questa sera. Bembole, non bombole. Bembole. Ehi, ragazzi. Sì, facciamo l'orgia. Sì, a più tempo. Beato lei, signore, con tanti affari di milioni. Credi che me li metta da parte? Se ne spendono tanti, se me ne stessi comodo a far niente, starei fresco. Quanti giorni si tratterrà a Napoli? Due. Ci rivedremo domenica. Oddio. Ho un sonno che pesca. Ieri sera ha giocato fino alle 4 con i signori Tartaglia. E la signora Milly doveva partire con la madre. Cosa? Con la madre, con la mamma, per Formia alle 5. Io ho preferito aspettare l'ora della partenza giocando a carte. La signora Matilde poi, quando attacca a giocare, ci ha rimesso 20.000 lire tonde. Quelli giocano per interesse, non per divertimento. A me, scusi, sa, mi sono antipatici, moglie, marito e suocera. No, la moglie no, è così carina. Si tenga lontano, il marito ne è gelosissimo. Ogni giorno, per una cosa o per un'altra, le fa una scenata che non le dico. Io sento tutto dalla cucina. Si ricorda un mese fa, quando è venuto alle mani con quel ragioniere che abita di fronte? Si era fissato, quel poveretto corteggiava la moglie e quello non ci pensava nemmeno. Ma io non sono quel ragioniere e non mi lascio picchiare da nessuno. Il signor Tartaglia, si sa, è noto, è un mezzo maniaco, un fissato, un visionario. Poi, per quello che mi interessa, ci perdo la sera 2 o 3 ore di tempo. E qualche migliaio di lire. Via, Sofia, non perdiamoci in chiacchiere, io devo partire, sono già in ritardo. È pronta la valigia? Sì, vado subito. Un po' di biancheria, l'occorrente per la berba. Vado. Ciao. Perché ti sei alzata? Ti sei alzato tu? Non è una buona ragione. Una brava mogliettina non deve lasciar partire il marito senza avergli preparato ogni cosa. Già. Ma tu non sei mia moglie. Lo sarò, intanto mi alleno. Oh, per fortuna c'è Sofia che ci pensa. Hai preso il caffè? Sì, ma un sonno. Quando ritornerai? Domenica. Ti aspetterò buona. Brava. Mi dispiace che tu parta. Mi metterai le corna, lo so. Se capita. Cattivo. Non è vero. Lo so che sono io la donna che ti piace. La tua? Dimmi come mi chiami. Non lo so, Riccardo. La tua vamp. Sì. È così che mi chiami? Sei la mia vamp. Caro, questa notte ti ho sentito proprio mio. Davvero? Non mi hai sentito stanco? Oh no. Perbacco, è sì che ero stanco. Sfido. Perdi il tempo a giocare a poker con i signori del piano di sotto, mentre io sto qui ad aspettarti come una stupida. Ero già impegnato per la partita. Ecco, è tutto pronto. Già tutto pronto.
Volevo preparargliela io la valigia. Ah, non fa niente, vuol dire che sposerò Sofia. La signorina torna a letto? No, faccio un bel bagno e poi non lo so. Mi porti a Napoli? No. Io intanto riordino la stanza. E io vado a vestirmi. E chiamami prima di partire. Sì, certamente. Sergio? Sì? Sai che cosa ho pensato, Sergio? No, non lo so. Questa notte, quando mi hai detto che mi sposerai, non ci ho creduto. Ma neanche io. Perché lo hai detto allora? Amore mio, tesoro, caro, ma in quei momenti si dicono tante cose. Anche tu non hai detto che uomo eccezionale. Ma io ne sono sempre convinta. Tu sei un uomo eccezionale. Eccezionale? In che senso? Nel senso che non ce n'è uno peggiore di te. Di là è tutto pronto. Vuole intanto un bel bicchiere di latte freddo? Sì, brava, grazie. Vado giù in latteria allora e lascio la porta socchiusa. Sergio! Sì? Dov'è la tua gilette? Voglio farmi le gambe, sulla mensolina non c'è. Sofia, deve averla messa nella valigia. E dov'è la valigia? Ah, eccola. Sergio! Sì? L'ho trovata! Brava! Dì, rimettila qua al suo posto! Sì! Sergio! Cosa c'è? Mi vuoi bene? Sì, 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 ma lasciami in pace! Cattivo! Millie! Millie! Per Dio, dove sei, Millie? Dove sei? Dove sei, Millie? Millie! Dove sta? Millie! Ma cosa succede? Ah! Signor Camille! Ma come mai qui è quest'ora? Signora Bogagliacce, dove è andata mia moglie? Quella sciagurata! Per quanto io sappia, è partita con la madre questa mattina per fare. Ah, no, la partenza era una finzione, col completo accordo di mia suocera e voi. No, sì, non fate l'indiano, sapete. Oh, ecco. Via, via, signor Tartaglia, la prego, se lei scherza è un conto. Se parla sul serio, la prego di riflettere bene a ciò che dice. Oh, io non ho bisogno di riflettere, non ho bisogno. È un tempo che io ne avevo il sospetto, adesso io ne ho la certezza. Oh, via, via, questo... ma quale sospetto? No, no. Via, non faccia il bambino, su. No, direi che è bambino. Ma io conosco la sua signora da appena un mese, da quando cioè ho preso in affitto questo appartamentino che affaccia sul suo terrazzo. E fu proprio lei, un giorno ricordo che mi invitò a prendere un caffè sul suo terrazzo. No, 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 voi ricordate male, se ricordate bene. È stata mia suocera a dire scendete, sì, sì, scendete a prendervi un caffè con noi. È vero, ma perché? Perché desiderava un mio parere su una qualità di tessuti, sì, che le avevano venduto, siccome sapeva che in quel periodo io commerciavo i tessuti. Va bene, comunque da quel momento cominciò l'idillio, fino a concludersi nel modo più abietto e repellente. Oh, ecco. Capisco. Capisco. Ci siamo. Ci siamo che? Okay. Ci siamo con la sua gelosia. Ecco la gelosia, la gelosia. Guardi, Tartaglia, se è così, le dico subito che non è il caso, di ripetere con me la stessa storia. Non è il caso. Quella del ragioniere le mie ha capito molto bene. Un momento. Il caso. Mi lesci, per favore. Mi lesci. La prego. La storia del ragioniere non si tratta di una mia supposizione. Quel mascalzone effettivamente corteggiava mia moglie. Vabbè, la sua signora afferma il contrario. Va bene. Intanto queste sono cose che a voi non vi riguardano. Adesso cercate di essere un uomo come me e non un bambino. E allora io da uomo, mi sento in diritto di chiederle cosa va cercando in casa mia. E se non ci riuscirò con le buone, ci riuscirò con le cattive, va bene? Io voglio sapere dove sta mia moglie. No, senta, guardi, lei ha bevuto, mi lasci in pece. Ma che pece, pece? Vi ho visti io. Ma cosa, visto? Mentre si giocava. Il mio amico Beniamino Girasole, nel momento in cui allontanavate sul terrazzo con mia moglie, col pretesto di andare a vedere il cocomero che stava in fresco nella fontana, cocomero che poi ha mangiato tutto mia suocera con un'avidità, una voracità da fare schifo quella salsona. Ma quale, scusi, ma quale cocomero? Ah,
il cocomero che ha portato il mio amico Beniamino Girasole. Beniamino Girasole? Ma non lo conosco. Ah, non lo conoscete? Quello che stava seduto accanto a voi, quello a cui avete vinto 20.000 lire. No, qui Cascalesino, scusi. Se permette, proprio così, sono io che ho perduto 20.000 lire. Del resto, ripeto, questo Girasole... Girasole? Non lo conosco. Ah. C'era anche lui a giocare? Non ricordo. Quello che ricordo è che non ci siamo mai mossi dal tavolo da gioco. E che sua moglie, ecco, sua moglie era seduta alla sua destra, di fronte a me. Fatemi parlare, alla vostra sinistra. Poi tra voi e Beniamino, sì. Poi c'era mia suocera e poi c'ero io. Ecco, io questa è la storia. Non so cosa dirle, se lei afferma delle cose con una tale sicurezza, una tale ricchezza di particolari. Caro mio, non ho finito, perché Beniamino è pronto a testimoniare, Beniamino è pronto a rivelarmi quello che ha visto. Anzi, lo voglio chiamare, sì, perché nella confusione, cioè nella corsa affannosa, se n'è andato nello studio e si voleva riposare un poco. Dove è stato la cosa? Dove sta? No, Sarrazzo! Via, alle sue spalle! Ecco, devo far presto, avete capito? È lì! Oh, qui, ecco qua. Angelina! Chi è? Sono io, il padrone! Lei? Cosa fa lì? Che cosa vuole? Presto, fai salire il signor Beniamino Girasole! E dove sta? Nello studio! Ma da dove è entrato? Dalla porta, da dove volevi che entrasse! Presto, fai quello che ti ho detto! Sì, muoviti! Vabbè, ho capito, un momento! Dove sta? Ecco, dove è andato? Chi? Tignola! Sono qui! Sono qui! Io sono ancora in attesa che voi vi confessiate lealmente e sinceramente dove avete nascosto mia moglie. Dalla camera da letto non c'è, è sparita così. Qui ho visto prima e ho rovistato tutti gli angoli. Prego, lei è già stato qui. Ah, poverino, ma guarda che memoria labile. Ah, voi non ricordate quando mentre vi tenevo stretto per un braccio mi avete dato una spinta e siete fuggite da quella cosa con le frasche, cosa nera che è, un terrazzo con le frasche. Via, lei è veramente pazzo, sa? Ah, sono pazzo? Sì. Allora staremo a vedere che cosa dirà Beniamino. No, ma cosa ha visto questo signor Beniamino che non ho neanche il piacere di conoscere? Signore! Chi è? Chi è? La sua cameriera. Dove? Sul terrazzino. Ah, ecco! Chi è? Signore! Chi è? E sono io, Angelina! Ah, dì! Ma il signor Beniamino non c'è! Ho girato tutta la casa! Accidenti! E dove sarà andato quel cretino? Senti, telefonagli, quello se ne sarà andato a casa, digli di venire subito da me per chiarire quella faccenda che lui già conosce, hai capito? Quella faccenda che lui già conosce, cretina! Senti, Tartaglia. Hai capito? Per favore, non gridi per cortesia, non gridi dal mio terrazzo, la prego. Evidentemente Tartaglia, lei attraversa un momento di allucinazione. Io? Sì, lei, uno dei suoi soliti momenti di allucinazione. Sua moglie qui non c'è mai stata, la cerchi altrove. Io da fare devo partire, mi lasci in pace. Carino, lui ha aspettato un momento, non ci sta ora. Ma un quarto d'ora fa, per Dio, era lì, in quella camera, là. Ma dove? Un quarto d'ora fa? Io dormivo profondamente, lei ha sognato, ma lasci in pace la gente. Ma di quale cocomero parla lei? Quando e come si è permesso di entrare in casa mia? Calmatemi, per Dio, ma mi ha aperto la porta il vostro cameriere. E di questo bel tipo poi ne riparleremo. E cosa vi ha detto il mio nuovo cameriere? Con una faccia tosta. Unica al mondo, mi ha detto venga a vedere, ecco, venga con me, sua moglie sta là, io non voglio neanche ricordare, altrimenti farei uno sproposito e l'avvocato mi ha raccomandato di essere prudente e io sarò prudente. Lei ha parlato anche con l'avvocato? Certo. Gli ho telefonato. Che avete detto? Con? Ha parlato con l'avvocato. L'avvocato? Sì. Ecco, gli ho telefonato. Mi ha detto di andare da lui
Abbiamo avuto un colloquio di circa un'ora. Vi abbiamo sistemati bene, a voi, a mia moglie e a quel mascalzone sozzone del cameriere. Tutto questo mentre cercava sua moglie. E in un quarto d'ora lei ha rintracciato sua moglie in casa mia, ha parlato con il suo avvocato, ha avuto con lui un colloquio di circa un'ora, ma bravo, bravo, un vero record di velocità. E tornando al mio nuovo cameriere, lei asserisce che l'ha fatta entrare. Sì. Ma di quale cameriere parla lei? Oddio, quello con le basette. Ma io non ho un cameriere, ho una cameriera. Con le basette? Ma che basette? Sì. Oh, ah. Mi scusi. La signorina Milly Donati, il signor Tartaglia, che tu non conoscevi personalmente. Piacere. Ah. Mi scusi tanto, ero in bagno. Credevo tu fossi già pronto, caro. La signorina si chiama Milly. Sì, si chiama Milly. Anche mia moglie si chiama Milly. Ebbene? È strano. Strano. Chiedo permesso. Caro, chiamami prima di partire. Questa signorina è una mia amica, capisci? Ah, è una vostra amica del signorino. Naturale, non è sposata. Ah, non è sposata però, signora. Da una settimana vive qui con me notte e giorno, chiaro? Io non l'ho mai vista prima. Ah, no, neanche quando è venuta a sorprendere sua moglie in casa mia. No. Grazie, buongiorno, signor Tartaglia. Sofia, la mia cameriera. Sofia, Sofia, tu mi giochi certi brutti scherzi. Quali? Per quale motivo questa mattina ti sei vestita da uomo e hai lasciato entrare il signore in camera mia? Lei scherza, signore, vestita da uomo. E con le basette. Ma cosa dici? Ma nulla, nulla, io ho scherzato. Vuol dire che si sente di buon umore allora. Preparo il caffè per il signore. Oh, dimenticavo, non ho lo zucchero. Ma se il signor Tartaglia può aspettare, tra poco aprirà la drogheria all'angolo. Sono le 9. Cosa? Le 9. Adesso? Sì, sì, sì. Manca poco. Oddio, sono le 9. Ma non è possibile, quando io sono salito qui erano le 4:30. Ma bravo, bravo, mi sa dire allora come ha fatto ad andare in casa del suo avvocato in un'ora così poco opportuna. Allora? E allora nulla, Sofia, vai, vai, il signore non vuole il caffè, vai, vai, vai. Dunque a me pare che lei abbia sognato, sa? E in sogno ha disturbato sua moglie, il suo amico Beniamino e la povera appunto sua signora Milly, che a quest'ora sarà arrivata a casa di sua sorella Formia. C'è l'Angelina, signor Tartaglia, la sua cameriera. Permesso, buongiorno signor Artignola. Il signor Beniamino viene subito. Ah, ma si è tanto arrabbiato. Ma come ha detto? Che cosa vuole Camillo da me, che sono stanco e sono appena arrivato in macchina da Bologna viaggiando tutta la notte? Non ci capisco più niente, da Bologna. Da Bologna? Così ha detto. Così ha detto. E infatti il signor Beniamino era partito l'altra sera e disse che sarebbe ritornato questa mattina. E va bene, è tornato da Bologna, va bene, va bene. Va bene, io posso andare? Che fai, vuoi rimanere qui? Vado. Mi scusi, signor Tignola, buongiorno. Roba da matti, ma roba da matti, proprio da matti. Ma come è possibile? Io ho sognato. Sì, a me pare di sì, pare di sì. Ma quando io sono salito qui, questo era un salottino, sì, è vero? È un salottino. È un salottino. Invece quando io l'ho visto era un salone enorme, grande, con scale, colonne. È lì. Oh, perbacco, io lo ricordo bene. Lì, proprio a quel punto, lì c'era un mobile cinese. Tutto diretti, direttini, segreti, segretucci, tutto, io li ho rovistati tutti. E perché? Perché, per trovare la corrispondenza amorosa tra voi e mia moglie. E l'ho trovata. Oh, e dove sono queste lettere? Dove sono? Mia moglie, fuggendo, me le ha strappate di mano e le ha mangiate. Oh! Di ottimo appetito, la sua signora. Povera signora Milly, c'è da ridere, sa? Davvero da ridere. C'è da ridere? Che risate! Secondo il temperamento e il carattere di un individuo, per me no,
Per me c'è più da piangere che da ridere. Via, insomma, lei non è ancora convinto. Oh, Benedetto, ma io ho visto, e non solamente io ho visto, ma anche Beniamino ha visto. Che bella figura che ci ho fatto, veramente una bella figura. Ed ora che ricordo bene, scansatevi, era lì, qui, stavo qui, eravamo qui, io, Beniamino e il cameriere. Quello con le basette. Ci si scambiava il posto per vedere meglio. Poi, no, io non ne ho potuto più, ho dato una spallata alla porta. E cosa hai visto? Oh mio Dio, ho visto voi e mia moglie nudi a letto, e vi baciavate. Io non posso continuare, ne sento ancora il disgusto. Ecco, mi spiace. Il disgusto. Mi spiace, caro Tartaglia, davvero mi spiace, ma non capisco perché lei se la debba prendere tanto. In fondo, quello che ha visto lo ha visto in sogno. Ah, sì. Via, caro, solo cerchi di calmarsi, di non pensarci, pensi a sua moglie così, come è sempre stata, dolce, carina, affettuosa, fedele, proprio come lei ha sempre desiderato che fosse, no? Di dolcezza non gliene manca, è un po' fanatica, questo sì. Oh, ma tutte le donne che sanno di essere carine, graziose, sono un po' fanatiche. Io ho il piacere di conoscere la sua persona da circa un mese, ma... non mi è sfuggita, sa? No, non mi è sfuggita la sua non comune soavità. A me mi pare che troppe belle cose voi abbiate notato in mia moglie. Basta saper osservare una persona. E voi l'avete osservata bene. Ma sapete che mi verrebbe voglia di rompervi la testa? Ma lo sa che lei è un bel tipo? Ah, io sono un bel tipo, scusa. Un bel tipo, ma sentilo, sono un bel tipo, ma come? Mia moglie, l'esempio dell'ingenuità coniugale, tutto un tratto per bacco vederla così, buttata così, tutto in un modo diverso, ecco. Sì, signore, lo so, capisco benissimo, è un sogno naturalmente, lo capisco, ma come si fa a toglierselo dalla mente? Io non ho un ricordo qua, io ho una fotografia qui. Via, Tartaglia, su, si calmi, vada a casa. Vi ascolta me, si faccia una bella doccia fredda, non ci pensi più. E non nomini più sua moglie, guardi, al solo nominarla mi sembra di offenderle la dignità. Permesso? Signor Tartaglia, la sua cameriera mi ha detto di dirle che c'è stata un'interurbana da Formia. Sua moglie ha chiamato per le 11. Così? Va bene. Ha sentito, scioccone? Non mi tocchi! Sua moglie appena arrivata alle Formie si è subito preoccupata di farle una telefonata per tranquillizzarla. Ed ora mi lasci andare che sono già in ritardo, devo partire per Napoli. Già, lui bello. Parte per Napoli così, sì, tranquillo, felice. Sì. Mia moglie sta a Formia, eccola, con la madre, il capezzale e la sorella. Ammalata, io sto qui. Come un imbecille sono rimasto. Va bene, venga a Napoli con me, se le fa piacere. Voi non sapete neanche la tempesta che avete scatenato nel mio animo, non lo sapete. Vedete, voi siete lì, in vestaglia e pantaloni, e io vi vedo senza vestaglia e senza pantaloni. Mia moglie è lì a Formia, e invece io la vedo in un modo tutto diverso. Va bene, le passerà. Su. Si accomodi. Signor Tartaglia, il signore cerca di lei. Buongiorno. Camillo, cos'è accaduto? La tua cameriera mi ha telefonato di venire subito qui per un fatto da chiarire. Scusi, sa, ma la cameriera mi ha detto di salire da lei. Tignola. Girasole. Oh, Girasole! A lei è il famoso Girasole. Mi conosce? Sì, attraverso un cocomero. Un cocomero? Il suo amico, le spiegherò. Dunque, Camillo, di che si tratta? Sì, va bene, tu vuoi. Il solito, esagerato, come una furia ti sei precipitato senza neanche telefonarmi per sapere se c'era tante necessità e tutto. Ma come? Mi è stato detto di venire subito da te, e allora? Mi serviva un testimone. Per che cosa? Oddio, poi ti spiegherò io. Ed è tutto qui? Finisce qui? Finisce qui. Non credo che finisca qui, non credo. Qui siamo alla prima puntata. Giù c'è la macchina, signore. Per me, avverti che scendo subito. Che ho permesso. Beh, ma che si fa?
Beniamino. Che si fa? Che si fa? Io mi sento la testa di un pallone. Non lo so, non lo so. Andiamo, andiamocene, che vuoi fare? Ma siete per un bel tipo, mi fai precipitare qui in fretta e furia, poi. Beniamino, io non so come dirti. Forse tu mi crederai un pazzo, sarò creduto un pazzo, ma non è vero, non è vero, non è vero, te lo giuro, vedi? Ma cos'hai? Tu mi puoi capire, perché tu sei un amico e tu mi vuoi bene. Beniamino, una notizia luttuosa, grave, mia moglie Millì mi ha tradito. Millì? Millì, li ho visti io. Dove? Qui. A tutti e due. Ciao, Millì! Ci rivedremo domenica, Millì! Millì, in questa casa? E con chi la sorpresa? Con quello. Dio mio. Mia bella, mia bella. Arrivederla, signor Tartaglia. Arrivederla, signor Girasole. Lei scende? Sì. Beh, scendo anch'io. Un momento, signor Camillo. Via. Qua la mano. Amici come prima? Amici come prima. Anzi, più di prima. Più di prima. Ormai tra di noi. Prego, prego. No, no, prego. No, 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 prima voi. Oh no, non posso. Ma scherziamo, siete in casa vostra, mi offenderei, ecco. Come vuole. Arrivederci. Addio, caro, addio. Ma Camillo! Una tragedia, Beniamino, una tragedia! Ma io le ammazzerò tutte e due e io ne farò spezzatino di tutte e due! Vedrai, vedrai! Adesso ti spiego meglio. Vieni con me, andiamo giù. Basta, basta, sono stufa! Fai quello che credi, non ne posso più! Ha ragione! Se lei ha ragione, io sostengo di avere due volte ragione! Voi potete sostenere quello che volete, meno le cose impossibili. Va bene, va bene, va bene. Lascia andare, mamma, non mi pare sia più il caso di perdere tempo con lui. Solo un maniaco può discutere come discute lui. Siete un visionario, è una cosa ormai stabilita da tempo. Ne siamo convinti, noi è tutto il vigilato. Io sarò quello che sono. Intanto sarebbe tempo che voi pensaste ai fatti vostri. È quello che sto facendo. Millì è mia figlia, ed è mio dovere difendere la sua buona reputazione. Sai cosa ti dico? Che hai una mentalità da povero uomo e sì, che stai facendo tutto il possibile per rendere infelice la nostra vita. Ah sì, ed è colpa mia. È mia forse? È sua forse? E di chi è allora? Del diavolo! Ma si è ficcato nel vostro cervello! Del diavolo, del diavolo! Sentite, non fate più questo gesto, sapete? Non lo fate più! È la terza volta che lo fate! Oh, andate a confessarvi, vi ho detto! Andate a confessarvi e a comunicarvi! Ma che confessarvi? Ma che cosa vi devo confessare? Ma se Dio vede tutto già al corrente della mia situazione e scommetto che ne rida! Guarda, dirà, guarda in che buffa situazione ho messo quel disgraziato! È cornuto! E non lo può dimostrare con i fatti, ma solo con la fantasia. Conosce l'amante della moglie e invece di rompergli la testa come vorrebbe, gli deve stringere la mano e considerarlo un amico. Siccome laggiù si dice, ah, Dio vede, provvede, lui aspetta che io provveda, stai fresco, io mi diverto. Oh, vieni Matteo, vieni Giovanni, vieni Pietro, vieni a vedere, eccolo là, quel cretino, guardalo, guardalo, ridete, ridete. E io sotto cammino tranquillo per il divertimento del paradiso. Ma si può sapere che cosa vuoi, cosa pretendi? Io pretendo che questo stato di cose trovi una soluzione logica per tutti. La logica vorrebbe che tu la smettessi una buona volta. Io l'avevo smessa. Sei stata tu a stuzzicarmi. Stuzzicarmi? Sì. Io? Sì. Ma come? Stavi là, pensieroso, cupo come un condannato a morte. Mi avvicino premurosa, affettuosa, per tentare di convincerla a cacciare via dalla testa queste assurde fantasticherie. E lui cosa fa? Mi scaccia come una serva. Non è vero. Non è vero. Io ho detto lasciami tranquillo. Ma il tono! È il tono!
l'uomo che conta. Lasciami tranquillo, che significa questo? Oh, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Vedi, vedi, io capisco che quanto sostengo possa sembrare assurdo, ma per gli altri, non per me. Io cerco di calmarmi, io cerco di dire, beh, va bene Camillo, ma in fondo qua si tratta di un sogno, ma tu a chi vuoi scocciare? E cerca di calmarti e io mi calmo, io mi metto tranquillo, ma poi ti vedo, sento la tua voce e allora mi ritorni alla mente come ti ho visto in quel maledetto sogno. Ma non si deve dare valore reale a quello che si vede in sogno. Si può non darci valore reale, ma restarne suggestionato. Soggiogato. È possibile, perché io mi sento suggestionato, io mi sento soggiogato. Ed ecco. Io devo sentirmi umiliata per le assurde fantasticherie del tuo sogno. Per la metà sono assurde fantasticherie, per l'altra metà è come se fosse vero. In che modo e perché? Ma non lo so, non lo so, ma tu che vuoi da me, non lo so. Mi so spiegare, non lo so. Ma certo, non è una cosa naturale. Tutti i mariti, più o meno, possono sognare di essere traditi dalla propria moglie, ma dico che pochi possono avere in sogno la conclusione tangibile di uno scempio carnale capace di affibbiarti sulla coscienza una patente di cornuto di terzo grado, da enciclopedia. Cornea, cornetta, cornuto... Vedi Camillo Tartaglia, via San Clemente numero 15. No. Io credo che sia il caso di consultare un medico per malattie mentali. Milly, non offendermi, sai. Non offendermi, perché io di offenderti non ne ho affatto l'intenzione. Ma tu mi sei caduta dal cuore. Mi sei che tu stavi qua nel mio cuore. Qui, come una cosa carissima. Puff, mi sei caduta dal cuore. Se quello che io ho visto in sogno l'avessimo concluso io e te, va bene, in fondo si tratta, siamo marito e moglie, ecco tutto, ma con un altro uomo, ecco il punto nero, con un uomo che io poi conosco, con un uomo che almeno una volta al giorno io sono costretto a trovarmelo tra i piedi, per le scale o in ascensore, è quello con una faccia tosta, con una faccia da schiaffi che ti mette in nervoso addosso soltanto a guardarlo. E mi sfotta! Quello mi sfotta, quel fetente mascalzone, mi sfotta! Stamattina in ascensore ho avuto il coraggio di dire che io ho un brufoletto cresciuto qui e un altro sta crescendo da quest'altra parte. Oh, infatti è vero, ci sono, si vedono bene. Cosa? È una furia di sangue, non quello che ha voluto alludere lui. Io sono geloso. Ecco, sono geloso. Certe cose quando si vuole bene veramente, assurde o non assurde, non si dimenticano. Ecco, non mi dirai che tu avresti agito diversamente, sai? Ecco, non me lo dire. È solo questione di coscienza, se pulita o sporca. E la mia è pulitissima. Sì, pulitissima. Tante volte t'ho sognato in compagnia di mie amiche. Renata Carpini, per esempio. Ricordi quando ti raccontai di aver sognato che eri con lei a mangiare foglioline sui prati e che lei tentava di baciarti? Ah, ecco, tentava, ma non ci riuscì. Ecco la differenza fra me e te. I foglioline sui prati mangiavamo, così un picnic, ma non una baffata da fare sbottare le budelle come hai fatto tu con quel mascalzone. Ma insomma, si può sapere una buona volta cosa avete sognato? Cosa faceva mia figlia con quel povero diavolo? Cose che mi fanno orrore solamente a pensarci. E quel mascalzone come non si curava della mia presenza? Come se io lì non ci fossi stato. E perché assistevate? Ma sentila, io sognavo! Oh. E solo in sogno può accadere che uno resti lì come di sasso. Senti, testone che non sei altro, cocciuto, caparbio! Ti giuro che volentieri ti tradirei se ne sentissi la voglia. Ah sì? E allora che cosa aspetti? Su, via, amatevi, struggetevi, amatevi come in quella notte. Ma stai tranquilla. Che l'avvocato mi saprà dire come mi devo comportare. Hai consultato l'avvocato? Certo, Eustorgio Cipriani. No, chi sarebbe questo Eustorgio? Me l'ha consigliato un amico. Gli ho telefonato, mi ha detto che sarebbe venuto qua,
e mi dirà lui come mi debbo regolare. Questo avvocato, se è una persona onesta, ti riderà in faccia. Va bene, va bene, va bene, se mi convincerà rideremo insieme. E allora dirai a questo signore che neanche si permetta di farsi vedere da me, neanche si permetta di pensare solamente che io possa prestarmi al suo gioco. Solo da pazza accetterai una simile possibilità. Cosa vuoi? Giù in portineria, signora, c'erano questi fiori per lei e questo biglietto. E il portiere non c'era, ma li ho presi io sul biglietto. C'è il suo nome! Camillo! Qui che t'ammazza! Camillo! Camillo! Stai lì! Sputaci sopra! Ruffiana! Sputaci sopra! Abbi! Complice, maledetto! Adesso i fiori, i fiori! A scalzone! Oddio, ma dove si legge questo? A te, Millì, a Millì, adorna la tua casa col sorriso di questi fiori. A stasera, Sergio. E no, come vedete le mie fantasticherie pian piano diventano realtà. Il signor Tignola, l'uomo che mi ha tolto la pace, si permette di mandarti dei fiori e un bigliettino. E chissà per quante altre volte. Ma guardate, qui finisce a macello, Qui finisce a macello! Senti, Orlando furioso da burletta! Hai dimenticato forse che l'amica del signor Tignola, quella che abita con lui, si chiama Millì? L'altra volta, quella scatola di cioccolatini che mi ha portato il portiere, non si seppe poi che doveva portarla al piano di sopra? Io questo fatto non lo so. Ed io lo so! Lo sappiamo noi. Sul biglietto c'era scritto per Millì interno 19. Questa volta invece c'è scritto solo per Millì. E perché? Avrà dimenticato una distrazione e Angelina ha creduto di dovertelo portare qui. Angelina, prendi questi poveri fiori, portali su e fammi sapere. Io non sono convinto, non mi convincono certe cose, non mi convincono. Per me, l'equivoco dei cioccolatini può essere stato né più e nemmeno che un alibi. Sì, se il povero marito è in casa, si tratta dell'altra Millì, è un errore quello del piano di sopra. E se no, si accetta l'appuntamento, i fiori. Oddio, non la posso più. Ma perché? Sì, lo so, possono essere supposizioni. Ma perché coincidono con le mie impressioni? Perché? Millì, guarda, io non ragiono più. Guarda, sono arrivato a un punto che non ragiono più. Io sono ai tuoi piedi. Io sono prostrato ai tuoi piedi. Sii buono, sii caritatevole. Levami, toglimi da questa angoscia che di ora in ora diventa sempre più angosciosa. Su, dimmi. È il tuo amante. Io, vedi, io apprezzerò la tua realtà, tutto, ma dimmelo, è il tuo amante, non dimmelo, non dimmelo! Basta, 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 basta! Basta, ha ragione. Vattene, lasciami, fai quello che vuoi, non so che farmene di un marito come te, mi fai ribrezzo, mi fai schifo, indignazione, vorrei che veramente tu avessi visto quello che tanto ti ripugna e ti tormenta, non hai vergogna di te stesso, ancora non ti passa per la mente di guardarti allo specchio e di gridarti in faccia, porco, porco, porco! Se nel sogno hai visto la verità, vedrai che altro avrai da sognare! E staremo a vedere che altro da sognare. Tanto a letto ci debba andare e ci vado subito, sai, subito. Bravo, andate pure a sognare. Ma se per caso dovessi venirvi io in sogno, vi tirerò in collo come una gallina. Ed io a voi come a una gallottola spennata. La signora del piano di sopra. Chi? Quella. Quella chi? Ma scusi, di chi parla lei? Oh, Sant'Antonio, tu che vuoi? Ma io non ho parlato di nessuno. Parla, se non sei venuta a parlare. Ma dire una cosa, ma lei non vuole che io parli. Su, dimmi. No, volevo dire la signora del piano di sopra, la signora Millì, l'amica del signor Tignola. E si scusa dell'equivoco e manda a dire che i fiori erano per lei.
Che falsità, che egoismo, oh, che egoismo. Mafia, mafia, è questa mafia, mafia, tutti d'accordo, tutti d'accordo, schifo, quest'umanità, tutti d'accordo, lei, lui, lei, tu, io, ma signore, fattene, lasciami in pace, vado, vattene. Ma volevo dire, se il signore mi permette una confidenza, da quello che ho potuto capire, lei è agitata a causa di un brutto sogno, vero? E a te che te ne importa? No, pensavo, sa cosa sarà stato? Sfogliando i libri della spesa, io ho visto che quella sera, prima di andare a letto, lei mangiò i fagioli in insalata, un piatto così, con la cupola. E beh? E beh. Oh, ma i fagioli sono di difficile digestione, rendono i sonni inquieti, provocano smanie, scalmane. Ma va zitta, io i fagioli al bacco li digerisco bene. Sarà, ma io non li ricucino più. No, a me piacciono e tu me li cucinerai. No, io devo pensare alla sua salute, signore, e i fagioli non li ricucino più. Questo lo vedremo, intanto vattene, linguacciuta, vattene. Sì, sarà, ma io i fagioli non li ricucino più. Maledetta, tu me li cucini, i fagioli, il padrone sono io qui, e mi si cucinino i fagioli, a qualunque ora io voglia. Per Dio! Che devo fare? Io devo sparire. Io non mi sento bene. E scherziamo. Mamma mia, senti il cuore, senti. Tu come batte. Il telefono. Hai detto. Numero questo, sì, ecco. Maledetti tutti. Pronto, sono, sì, c'è, io parlo in casa Girasole. Ecco, va bene, io sono il signor Tartaglia. Volevo il girasole, non c'è. Allora va bene, per favore ditegli di venire subito da me, appena è possibile. Grazie. Adesso c'è il signor Cipriani. Un momento, dottore, cosa Cipriani, l'avvocato? Sì. Va bene. Fallo passare subito e che nessuno entri, eh? Sì, sì. Quando verrà il signor Girasole, sì. Fallo passare subito. Subito, capito? Signore, senz'altro. Prego, s'accomodi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Voi siete l'avvocato Cipriani? Appunto. Bene. Molto fortunato. Molto fortunato. Bene, allora accomodatevi, avvocato. Grazie. Accomodatevi. Ecco. Scusate, avvocato, io sono un po' agitato per è tutto uno stato d'animo. Mi devo calmare, ecco. Calmi. Sì, no. Io mi calmo, ecco. Ecco, sono calmo. Sono disteso. Posso continuare con tranquillità. Posso continuare. Dunque, avvocato, io sono lieto. Prima di tutto, di vedere che ho a che fare con una persona intelligente e il vostro aspetto non mente. Grazie. Dunque. Dunque, avvocato, ecco, si tratta di una questione piuttosto complicata. Ma ecco. Mi dica, ma lei è ammogliato? Sì. Separazione legale, forse. Legale, dipende da come si svolgeranno i fatti. Ma quelle... C'è adulterio. Avvocato, qui dipende da come si guardano le cose, dal loro aspetto esteriore e più di tutto interiore, perché è tutta una cosa intima mia. Mi dica. Ecco, io, avvocato, io esporrò i fatti come li ho visti in un primo momento,
e poi in un secondo momento. Certamente, certamente. Ecco, senza nulla aggiungere e nulla togliere. Lei certo. Sa benissimo che al proprio avvocato si deve dire tutto come a un confessore. Certo, 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 avvocato. Dunque, avvocato, io sono ammogliato, come ho detto, da 7 anni. Mia moglie si chiama Millì ed è purtroppo più giovane di me. Io ne ho 56 e lei ne ha 30. Si è trattato di un colpo di fulmine, un colpo di fulmine tanto per lei quanto per me, ecco. Dunque lei è in verità è di temperamento affettuoso e quasi non sembrerebbe vero ai giorni d'oggi di una ingenuità unico al mondo, avvocato, unica. Sì, figuratevi come passa il tempo. Figuratevi che quando eravamo fidanzati, un giorno lei mi disse: Camillo, ma perché non lo compriamo adesso il bambino che dovremo comprare quando saremo sposati? Sarà già cresciuto allora, capite? Voleva comprarlo prima, insomma. Beh, avvocato, non è straordinario questo? Sì, sì, sì. Dico, voleva comprarlo prima. Bene, ecco, avvocato, tutto. Ma andiamo. Io, come avrei potuto? Certo. Non si poteva. Io, con un dolce e affettuoso rimprovero, io gli dissi, no, bella mia, no. Dai fidanzati i bambini non si comprano. Ecco, lei mi guardò, mi fissò un po' così e poi mi disse: sciocco, sei uno sciocco. Le disse così. Voi capite che ingenuità, avvocato. Dunque, avvocato, ecco che io vengo al sodo. Se 20 giorni fa, mia suocera, come di sua abitudine, per l'occasione, per la sera, aveva invitato un certo signor Tignolo, che abita il piano superiore, per un pocherino. Un ecco. Amico di casa. No, che amico, no, che amico. No. Scusate, avvocato, mi risento un po', ma ho le mie ragioni. Che amico, no, è un conoscente. Un conoscente. Allora, mia moglie e mia suocera dovevano partire per Formia alle 5 del mattino. Alle 4, sì, alle 4 termina il gioco, si fanno i conti, il signor Tignola ci saluta e se ne va. Mia moglie, allora stabilita, parte per Formia. Io restai a casa, mi adagiai sul letto, dico la verità, preoccupato. Preoccupato quasi come un avvertimento, preoccupato di aver lasciato dovuta partire mia moglie da sola ed era la prima volta in 7 anni di matrimonio. Comunque, avvocato, io rimasi in casa, questo è importante. Sì. Avvocato, qui termina il fatto reale, ma ne comincia un altro, che sembra più reale del primo. A un certo momento si riprende il gioco con il signor Tignola. Scusi, ma non era andato via? Sì, in un primo momento, sì. Poi tornò. Mia moglie disse: Camillo, abbiamo deciso di continuare il gioco, c'è anche il signor Girasole. Girasole, ma questo sì. Signore è rimasto, questo signore? No, questo non c'è mai stato in un primo momento. In un secondo momento sì, sì. Anzi, avvocato, portò un magnifico cocomero e riprendemmo il gioco. A un certo momento, improvvisamente, mia moglie e il signor Tignola si allontanarono sul terrazzo lì, sì. Col pretesto di andare a vedere il cocomero che stava in fresco nella fontana, e fu a questo punto che il mio amico Girasole mi rivelò che mia moglie se la intendeva con il signor Tignola. Avvocato, io feci finta di niente, mangiammo il cocomero, il signor Tignola se ne andò, mia moglie con un tassì partì per Formia. Io immediatamente presi un altro tassì e le seguii. E seguendole, arrivammo al piano superiore. Qui, un momento, avvocato, capisco, ma un momento. Sì. Qui, arrivati qui, mia suocera diceva a mia moglie che si era precipitata come una furia in casa del signor Tignola e le diceva: mi raccomando, a tuo marito diremo che abbiamo perduto il treno, capito? Fai pianino quando scendi giù prima di andare a letto, come l'altra volta. Ma è enorme. Lei la seguì in casa del Tignola. Assistetti a una scena, avvocato, che mi ripugna solamente a ricordare. Mia moglie
Mia moglie, vedete, mi vergogno di dirlo. Mia moglie ha letto con il signor Tignola. Nudi, nudi, avvinti, stretti in un amplesso d'amore brutale, bestiale. Avvocato, e poco si curavano della mia presenza. Anzi, trovavano tempo tra una sigaretta e l'altra per consultarsi sulle variazioni del programma stabilito. Oh, oh. Vogliamo fare così, diceva lei. Vogliamo, no, 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 facciamo così, diceva quel mascalzone. No, facciamo questo, facciamo quell'altro. E così facevano, così facevano. E io lì, fermo a guardarli, così senza trovare modo di reagire. Niente, niente. E fossi stato solo, avvocato, fossi stato solo, no! Con me c'era il signor Beniamino Girasole e il cameriere del Tignola, uno con le basette che io non avevo mai visto prima da allora. Ma è una scena da trivio, da suburra, suburra. E lei, che potevo fare? Io stavo lì pietrificato, credetemi, pietrificato. Ma signor Tartaglia, ma è lei, è lei. Signor Tartaglia ancora vive qui, dico, sta ancora con sua moglie. Lo so questo, avete ragione, avvocato, ma ho ragione anch'io, perché, vedete, avvocato, sembra impossibile, perché... Tutto quello... Io non mi posso muovere di casa. Ma perché? Tutto quello che io vi ho raccontato dal momento della partenza di mia moglie... Sì? Io l'ho sognato. Un momento. Credo di non aver ben capito. Vuol ripetere, come ha detto? L'ho sognato. L'ha sognato? Avvocato, come potevamo arrivare con due tassi al piano superiore? Appunto, scusate, appunto, ma... Allora io dico, ma signor Tartaglia, se l'ha sognato, se l'ha sognato, che cosa pretende? Che cosa pretendo? Cosa pretende? Io pretendo questo. Questo pretendo. Che dopo quella scena da trivio, da suburra, come voi bene l'avete definita, io da 20 giorni sono rimasto così impressionato che io non ho più, il desiderio di guardare negli occhi mia moglie. E allora ho chiamato voi per sapere se le mie ragioni sono valide per una separazione legale. E se occorre, avvocato, io ho i mezzi. Io ricorro alla sacra nota. Io conosco un monsignore. Sì, monsignore, un uomo moderno, le racconto tutto quello che ho visto, ma fedelmente. Ma lui mi deve dare ragione, monsignore mi deve dare ragione. Caro, la legge non prevede simili casi di suggestione, che se sono intollerabili per chi li subisce non sono validi, via, per rompere un contratto coniugale. Quello che conta per la legge sono i fatti, caro mio. Avvocato, scusate, e i fatti non possono essere anche quelli che si vedono nel sogno. Avvocato caro, avvocato, io credo ai sogni, credetemi sul mio onore, io... Tante volte ho sognato cose che poi io realmente sono le ho viste, insomma, accadute nella vita normale. Io credo ai sogni. Voi non credete, vero, ai sogni? Io sì. Ci credete? Perbacco, se ci credo. Ah, che incontro. Io... Sono studioso del sogno e della veglia. La scienza occulta è una legge provata e che se ne dica ben definita. Al riguardo, guarda caso, ho scritto un trattato di circa 500 pagine. Oh. Mi dica un po'. Sì. Lei, signor Tartaglia. Sì, dica. È veramente deciso, dico... È convinto di non poter superare questa sensazione di repulsione, di sdegno nei confronti di sua moglie. Avvocato, ho capito. Assolutamente. Bene, è possibile. Bene. Poco fa abbiamo avuto una lite che non ve lo so dire. Ecco, no, me lo dirà. Dica una cosa. Ma lei affiderebbe a me la causa di separazione? Ma in questo caso sì. Bene, naturale. Bravissimo. La prevedo costosa, sa? Ah. Molto costosa.
molto costoso. Va bene, ma a me non interessa questo, purché noi la vinciamo. Ma sicuramente, ma dico, ma certamente, una delle due parti in causa deve vincerla per forza. E io, guardi, io sono felice, signor Tartaglia, di portarla a termine. Mi si invita a nozze, mi si invita. Sicuramente, guardi, è una causa che sotto questo aspetto si presenta interessantissima, perché, se vogliamo stare a scienza occulta, ma io ci voglio stare, sua moglie è colpevole. Ma naturalmente, lei guardi, lei ha sognato, è vero. Sì, ma ha sognato, ma cosa sognato? Ecco, ha stabilito che ha sognato. Ma cosa insegna la scienza occulta? E questo potrebbe essere il nocciolo della nostra tesi. Cosa insegna? Insegna che spesso il sogno è più reale di quella che noi chiamiamo realtà, per cui tutti i sentimenti che dal sogno consegue possono giustificarne i fatti. Sì. È quello che sostengo io, precisamente questo. Mi stia a sentire con calma, signor Tartaglia, per favore, forza, calma. Sì. Quando il corpo riposa, ho scritto, lo spirito ha più facoltà che nello stato di veglia. Ha il ricordo del passato e qualche previsione dell'avvenire. No, è una causa che sotto questo aspetto si presenta estremamente interessante. Costosa. Ma sì, va bene. Ma interessante. Sì, va bene. Lunga, perigliosa, estenuante, certa e incerta, ma estremamente interessante. Non mi interessa. Permesso, c'è il signor Girasole. Ah, a Girasole. Fallo passare. Signore, fallo passare. Avvocato, sì. Questo è quel tale che mi rivelò la tresca amorosa tra mia moglie e il signor Tignolo. C'entra anche lui. Va bene, lo interrogheremo. E questo è l'unico testimone al fatto. Certo, lo interrogheremo adesso. Ci sarebbe anche il cameriere del Tignolo. Ma quello chissà dove sta, dove sarà. E chi sarà mai? Per ora, signor Tartaglia, accontentiamo del signor Girasole. Naturale, naturale. Adesso. Sì, sotto. Sì, tutto torchio. Vieni avanti. Il mio legale. Cipriani. Girasole, piacere. Il signore è al corrente della sua decisione di volersi separare da sua moglie? Sì, avvocato, io gliene ho parlato ieri, ma vi prego, accomodatevi qui, accomodiamoci qua. Ma io vi dissi... Permette che parli io, s'accomodi pure. Scusi, Siete. Allora... Ecco, io vorrei sapere una cosa, quali furono... quali furono le precise parole del signor Girasole quella sera? Ecco... Precisamente. Questa. Sì, questa è qui. Tua moglie, mentre si giocava, ha passato un biglietto al signor Tignola. Il biglietto dice: questa notte fingo partenza. Bene, ecco. Ma chi disse questo? Tu. A chi? A me. Quando? Ah, 20 giorni fa, quando mia moglie è partita per Formia. 20 giorni fa io stavo a Bologna. Vabbè, credevi tu di stare a Bologna. Ma sappiamo noi, tu dov'eri. Ma sei impazzito, sì, per caso. Sì, va bene. Avvocato, però volevo sapere una cosa, scusate. Mi dica. Oddio. Oh, io come sono contento. Che incontro ho avuto con voi, avvocato, che incontro. Io... Che valore hanno le parole del signor Girasole qua? Hanno valore su tutto il complesso della faccenda. Il signor Girasole, tempo fa, deve averle fatto delle vaghe allusioni sulla condotta, diciamo, più o meno corretta di sua moglie. Ipotesi, accenni, parole. Lei, non facendoci caso al momento, deve essere rimasto impressionato nella coscienza. Così che, a distanza di tempo, si sono riprodotte in sogno quelle impressioni nella misura pressappoco della loro vera importanza. Hai capito? No, io non ho capito niente. E te lo dico io, l'avvocato. Sostiene che tempo fa tu mi hai parlato di mia moglie
ipotesi, accenni, parole. Ma tante volte abbiamo parlato di tua moglie, ma non mi sono mai permesso di fare certe allusioni. Lei forse non ricorderà. Ma forse non ricorderai. Non ricordo. E allora perché mi sei venuto in sogno? E che ne so io? Va bene, questo lo vedremo in tribunale. Sei un falso testimone, sarei arrestato in aula. No, sei impazzito, io sì, non potrò mai affermare quello che non ho mai detto. No, 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 non l'avrà detto, d'accordo, ma lo avrà pensato. E lei sa benissimo, signor Girasole, che negli occhi, nello sguardo di una persona, si possono leggere cose che non si possono dire con le parole. D'accordo, ma io non l'ho neanche pensato. Ma cerchi di riflettere, cerchi. Guardi, io dico, lei non ha mai pensato, dico solo pensato, che la signora Tartaglia potesse con un agire poco corretto arrecare dolore al suo caro amico Tortoglio. Tartaglia, Tortoglio, capito? Tartaglia. Non so, non... Una volta. Una volta? Una volta, sì. Camillo, parlandomi di sua moglie, mi disse: mi vuole bene, ma sai, non si sa mai. Cosa vai pensando? Risposi io. E basta. Senta, vuol ripetere, come disse questo, cosa vai pensando? Dissi, cosa vai pensando? Non disse per caso, cosa vai pensando? No, no, dissi, cosa vai pensando? Disse così. Avvocato, a me mi pare che disse cosa vai pensando, come per dire io so tutto ma non voglio parlare. Ma allora è chiaro, lampante, lei restò colpito da questa sua accusa senza accorgersene e da qui tutte le conseguenze, tutto quello che è avvenuto insomma. Certo, avvocato. Sarebbe logico che lui mi dicesse tutto quello che non mi ha detto quella volta. Ma che avrai da dirti? Io non avevo nulla da dirti. Ma da pensareci! Ma io non pensavo nulla, ti dico! A chi? Sono l'avvocato. Avvocato, pensavo... Pensavo a mia moglie. Senta, signor Tartaglia, lei intanto si fidi di me. Per noi che crediamo nella scienza occulta, sì, ogni apparenza è a nostro vantaggio. Ecco, nel contempo vigili, perché se potessimo avere nelle mani prove più convincenti. Quali? Qualcosa di più reale, insomma, ecco. Non so. Una confessione. Sì, una confessione da parte di chi? Da parte del Pignolo. Ma credo inutile tentare, inutile, sarebbe sciocco. Anche sciocco. Se esistesse nella realtà, non lo farebbe mai. Cioè, e va bene, avvocato, ma perché? Con un ragionamento serrato, logico, se lui ama veramente mia moglie, sarà la forza della sua passione che riceverà la spinta per la confessione. Ma che la faccia a lei cosa vale? Cosa vale? Ecco, a meno che non abbia la spudoratezza di sottoscriverla. Oppure ci vorrebbe un testimone. Un falso testimone? Un signor Tortoglio, un testimone. Cosa direbbe la sua coscienza e poi la mia? E la mia? Giusto. Ci penso io. Ecco, bravo. Un momento. Angelina! A domani, signor Tartaglia. A domani. Lei stia tranquillissimo. Sì. E se le interessa, legga Suggestione e medianità di Carlo Dupré. Lo leggerò. Ecco. Ha chiamato, signore. Accompagna il signor Dupré. Cipriani. Avvocato. Pardon. Cipriani, prego. Pardon. Tu resta. No. Io ho da fare, ti saluto. E ti prego di non mandarmi più a chiamare. Va bene. Tu sei buono solamente a rovinarmi con la telepatia. Ecco, hai capito o no? Che io ho bisogno di un testimone. E non sarò io. Io ti sono amico e tale mi sento anche per tua moglie. Non sono quell'imbroglione che è andato via. Quello cerca soldi. No, quello cerca la verità, cerca. Comunque vattene. Perché soltanto quello che mi ha detto l'avvocato sul tuo conto mi verrebbe voglia di trattarti come merito. Senti. Sì. Se la scienza occulta ti ha fatto perdere il senso della ragione, io posso fare a meno della tua amicizia, della tua stima. Va bene, facciamone a meno. Tanto per il piacere che ne provo ogni volta che ti vedo, ogni volta che ti penso, santo Dio, ti rivedo accanto a me, vicino a quel maledetto letto, a guardare quei due disgraziati, così con un salame, senza muovere un solo dito, in difesa della buona amicizia, ma soprattutto della buona morale. Oh, sta a vedere che adesso uno deve sentirsi responsabile di quello che un amico può vedere in sogno attraverso la sua fantasia. Vattene, Beniamino, perché la tua presenza qui mi mette a soggezione e mi umilia. Vado. Vai. Senti. Comandi, senti un po' tu.
fammi il piacere. Chiama su il signor Tignola, sì. Dagli un colpo di citofono, gli dici che io ho bisogno di parlargli, ma molto cortesamente, hai capito? Va bene, signor. Mi raccomando, va bene, vai. Hai parlato col tuo legale? Sì. Bene, andiamo, mamma. Dove vai? A parlare col suo legale. Che ridere! E che dirai al tuo legale? Certamente avrò da esporgli argomenti solidi e decisivi. Mai quanto me. Fantasticherie, sì. Visioni. Sì, va bene, staremo a vedere se sono fantasticherie, sai. L'avvocato Cipriani mi ha aperto gli occhi. Se quello confessa, stai fresca, stai. Ecco. Signore, il signor Tignola scende subito. Ah, sì. Bene. Chi è quello lì? È mio fratello, signore. Ho chiesto il permesso alla signora. Se ne starà buono buono in cucina. Sì, ma se la disturba lo mando via. No. Senti. Quando sarà qui il signor Tignola, quando tu sentirai uno sternuto... E chi lo fa? Io lo faccio. Oddio, è raffreddato, non signore. Non sono raffreddato, fammi parlare in quella riva. Quando sentirai uno sternuto forte, tu entra da lì, e resta lì inosservata. Hai capito? No, ecco. Signore, mi dispiace, ma non posso. Perché? Devo sistemare tutto il bucato della settimana e la signora si è raccomandata che io lo faccia proprio adesso. Va bene, ma allora mandami tuo fratello, via. Mio fratello? Perché fare? Niente. Mi serve che stia lì. Oh, se è per servirla se ne farà un dovere. Permessa? Il signor Tignola, avevo lasciato la porta aperta. Fallo passare. Sì, subito. Fallo passare. S'accomodi, signor Tignola. Buonasera, signor Tartaglia. Buonasera, signor Tignola. Prego. Grazie. Accomodatevi. In casa posso esserle utile? Ecco, mi spiego. Ecco, bravo, si spieghi. Sì. Si spieghi. Sì. No. Perché se voi assumete quest'aria di intolleranza, io non vado avanti. Va bene, non l'assumo. Ecco, non l'assumo. Dica. Dunque, ecco, volevo dire questo. Contrariamente a quando io possa sembrare, no, io non sono il marito... quel marito che minaccia fulmini e saette per colui che contamina la sua pace coniugale. No, io sono un uomo moderno. Voi amate mia moglie vi ama e va bene, io non mi opporrò alla vostra felicità. Vorrei essere sicuro, però, perché vedete, voi che siete un uomo moderno, siamo due moderni naturalmente, senza che io sappia la verità, è il dubbio che mi tormenta, che mi rende furioso. Ecco, io vorrei la lealtà, ecco, la verità. Io per me non vado a queste cose. Io per la mia felicità, va bene, andrò altrove. Io magari una crociera, non so, la turismo, È bello, sarà proprio bello da parte sua questo sacrificio, no? Dico, sì. Perché nel caso si tratterebbe di un nobilissimo sacrificio. Ah, certo. Bene. Insomma, lei vorrebbe che io le parlassi sinceramente una buona volta. Sì, proprio è quello che io desidero, ecco. Eschia! Salve. Mi scuserete, ho un raffreddore, una costipazione. Prego, caro, prego. Eschia! Vorrebbe... Eccia! Dicevo, vorrebbe, insomma, da parte mia una confessione, ecco, chiara, netta, sì. Definitiva, no? Sì, non è... precisamente. Bene, allora mi stia bene a sentire e fece attenzione. Ah, io sono tutto orecchi. Le dirò allora, caro Tartaglia, che lei è uno di quei meriti che vanno cercando le corna con il lanternino. Ah, sì? E che le starebbero proprio bene, sa, un bel paio di corna piantate sulla fronte, ma di quelle, come si usa dire, a tortiglione. Ah, sì, a tortiglione? Sì, sì, che bene, sì. Bene. Beh, insomma, cosa pretende da me? Che io le confessi di essere le mente di sua moglie? Ebbene, se le fa piacere, lo creda pure. Sì, io sono le mente di sua moglie. Bene, e ecco. Una
verità. Bene, le dirò anche che se lei non la smette di importunarmi, io con due ceffoni ben dati le faccio una faccia grossa così come un pallone. Ha capito? Ha capito bene? Abbiamo capito! Abbiamo capito bene! Non avevo notato la presenza di questo signore, ma ciò ha la sua importanza. Perché se prima, da solo a solo, mi sono trattenuto dal prenderla a schiaffi, io lo farò ora, se lei continua a importunarmi alla presenza di questo signore! È quello che io desidero, non altro! E così io avrò l'opportunità di farti due cause. Una per adulterio e l'altra per percosse in casa mia. Perché io ti odio. Oh, mio Dio. Ti odio. Avrò occasione di odiarti. Va bene. Allora sfogati, cretino, imbecille. Salame. Prendi. E non ho finito. Si metta qui. Si metta qui. Imbecille, disgraziato. Va all'inferno. Oddio. Mamma mia. Ammappate che patacche! Oddio! Oh, scalzone! Ecco! Oddio! Pronto! Pronto! Avvocato Cipriano! Oh! Che combinazione! Bene! Avvocato! Avvocato! Tutto è confessione e percosse in casa mia! Certo che c'è, e c'è il testimone. Accidenti, non lo so come si chiami. Va bene. Ecco, un momento, avvocato, un momento, per favore, un momento. Angelina! Comandi, signore! Oddio, che ci vuole? Comandi! Oh, come si chiama tuo fratello qui? Domenico Mergellini. Bene. Deve venire con me subito, testimoniare quello che ha visto e quello che ha sentito dal mio avvocato. Mio fratello, e com'è possibile? Come? È sordomuto. Concluderemo mai niente. Ma mia cara signora Millì, mi pare che l'altro ieri io le parlai in termini assai chiari, no? Per il momento cerchi di guardare questo increscioso incidente più sotto un aspetto episodico che definitivo. Un episodio abbastanza lungo, mi pare. Speriamo che oggi esso trovi la sua logica conclusione. Ho invitato suo marito qui e gli ha consentito. Per meglio assicurarmene ho anche telefonato al suo legale. E questi mi ha risposto che non avrebbe opposto ostacolo alcuno a che il suo cliente venisse nel mio studio. Dunque, buon segno. Noi siamo delle macchine, cara signora Millì, nient'altro che meravigliose macchine. E come tali corriamo spesso il pericolo di incepparci perché chissà quale vitarella spanata, quale dadino non funziona più. Per una di queste ragioni la macchina di suo marito, tac, si è inceppata. A quello è andato a pezzi tutto il congegno. Cercheremo con pazienza di rimetterlo in funzione. Ma questo benedetto caffè arriva o non arriva? No, lasci stare, avvocato. Ma no, ci mancherebbe altro. Federico! Comandi, signor avvocato. E Federico? Federico non c'è, signor avvocato. Non si ricorda che l'ho mandato all'ufficio notarile, in tribunale. Per la causa Moscarelli. Ah, già, ma gli avevo detto di servirci prima il caffè. Beh, avrà creduto che fosse più urgente recarsi prima in tribunale. Quando tornerà gli dirò di servire subito il caffè. Bene, bada che sto aspettando il signor Tartaglia. L'appuntamento è per le 4, ci siamo quasi. Sì. Appena arriva, prima di farlo entrare, annunzialo. Va bene. Manca un quarto d'ora alle 4, signora. Rimaniamo come avevamo stabilito, eh?
Li parlo prima io, gli farò alcuni sondaggi, gli tasterò il polso e poi le farò sapere. Giudicherò io se sarà di caso che lei si incontri con suo marito. È solo per fare cosa gradita a mia madre, avvocato, che ho deciso di accettare questa umiliazione, ma sono sicura che non ne otterrà niente. È un irresponsabile. Ha saputo il fatto del fratello della cameriera, gliel'ha raccontato, mamma. Ah, quello del sordomuto, mi pare. Sì, avvocato. Tutta conseguenza di quanto era accaduto poco prima tra lui e il signor Tignola. Noi rincasammo dopo essere usciti da qui e gli gridava: oh, mi ha aggredito, lo ammazzo, lo sfiderò a duello, dov'è la pistola? Dimenticavo, mamma, sai che stamattina, me l'ha detta Angelina, la nostra cameriera, si è recato dal maestro di scherma che abita sotto casa nostra per prendere una prima lezione, duello alla spada, capisci? Oh, mi scusi, Nora. Prego, e non contento, ne ha combinato un altro. Sì, è andato al bar che sta sotto casa e ha creduto di individuare nel cameriere che sta al banco quel tipo con le basette viste in sogno e voleva trascinarlo dal suo legale come testimone insieme al povero Girasole. Permesso? Scusi, avvocato, e c'è il signor Tartaglia. Ah, presto, presto, signora Milini. Sì, sì. Di là come abbiamo stabilito, la manderò a chiamare io se sarà il caso. Sì, sì. Signor avvocato, il signor Tartaglia è con un altro signore. Falli passare e appena ritorna Federico mandamelo qui. Va bene. S'accomodi, prego. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno, signor Tartaglia. È un po' di tempo che non ci vediamo, circa un anno, mi pare. Sì, Dio mio, ma che cosa vi hanno fatto? Avete una ferita alla fronte? Un fendente. Si sa che quando si tira di scherma si corre il pericolo di farsi del male. Mi sono accostato troppo e il maestro mi ha toccato. Un banalissimo incidente. Non è questo il sangue che deve lavare il mio onore, ben altro. Il mio legale, avvocato principe studioso di scienze occulte, grande ufficiale della Repubblica Italiana, ex combattente, decorato con medaglia di bronzo, Eustorgio Cipriani. Ho mancato nulla? Il cavalierato bizantino, ma non fa niente. Ah, molto piacere. Io Moresi, semplicemente avvocato. Capita. Prego, accomodatevi. Grazie. Veramente io avrei preferito parlarvi da solo a solo. Io e il mio legale siamo come una persona sola. Lui è me, io sono lui. Un momento. È soprattutto una comunanza di idee che ci lega, che ci unisce profondamente, collega Moresi. E innanzitutto tengo a dichiarare che la mia funzione di legale nei confronti del signor Tartaglia si è limitata sinora a dargli soltanto dei consigli, conferenze, discussioni. Ma non è esclusa la possibilità di discutere l'accaduto in sede più adatta, ecco. Cosa vuole dunque, cosa desidera questa signora Tartaglia? Lo so, mi vuole fare causa. No, non è questo. La vostra gentile signora, per quanto ne abbia tutte le ragioni, non credo che intenda valersi di questi estremi mezzi. Comunque io le ho raccomandato di cercare ancora una volta una soluzione pacifica, perché... Un momento, permette, signor Tartaglia, prego, prego, permette. Prego. Vede, qui non si tratta, egregio collega, di conciliare il buono con il cattivo o viceversa, bensì di vedere e stabilire qual è il buono e qual è il cattivo. Lei, pur essendo a conoscenza dei fatti per cui siamo qui riuniti, ma ignorando, credo, l'arcano e i misteri del subcosciente e non credendo gli atti a sostenere le ragioni del signor Tartaglia, ci prenderà per degli esaltati. Signore, non è così, non è così. Noi possiamo citare fatti che confermano la mia tesi. Ciao. Lombroso, Cesare Lombroso. Vivo. È morto. Dicevo, Cesare Lombroso, ad esempio, in una sua opera giovanile accenna che ad un tale fu indicata nel sonno la sua futura sposa. Destatosi, seguendo le indicazioni ricevute nel sogno, va, la rintraccia, la sposa. Dico, signori, eppure ne ignorava l'esistenza. A lei ora, dunque, signor Tartaglia, ripeta come conobbe il signor Tignola e lei, collega Moresi, ne tragga le conseguenze. Sì. Alcuni giorni prima che io lo conoscessi, io sognai un uomo che mi diceva: verrò ad abitare nel tuo castello e vorrò portarci intorno tanto marto, e mi regalò un gatto.
Una settimana dopo io seppi che il quartierino sulla mia casa fu affittato dal signor Tignola. E quando io lo vidi, io mi accorsi che era lo stesso uomo che io avevo visto in sogno. Ecco, ecco. Sogno significativo, cioè, significativo dunque, al massimo. Ma perché? Il castello che lui disse d'abitare era il suo palazzo. Il mare che disse di volerci portare attorno ansie, dubbi. E il gatto che gli regalò? Sì. Tradimento. Capisco, ebbene... Viveva dunque sulla faccia della terra colui che nel sogno mi aveva predetto la verità, e cioè quando... Quando il sonno annulla nella coscienza del dormiente qualsiasi realtà. Ci sono nello spazio infinito del cielo stellato miliardi di stelle a cui non arriva la nostra vista, eppure esse stanno là, palpitano, chissà per quali occhi, chissà per quale luce avvenire. Così, nella realtà della nostra vita ce ne sono altre nascoste o ignorate che già da tempo fissate formano gli eventi dell'avvenire, la conclusione del destino. È certezza, dunque, collega, che i sogni significano fatti che avverranno e che il nostro presente è conseguenza del passato. E che non possiamo precisare qual è la vita vera, reale, se quella che sogniamo o quella che viviamo, determinando il fatto che, se non mi fossi addormentato, ma che mi dice... che non avrei sognato. Bene. Non voglio mettere in dubbio la vostra tesi. Il sogno, a torto o a ragione, ha potuto turbarvi e sotto questo aspetto voi potreste guadagnare la vostra causa qualche attenuante. Ma come fate a provare di avere veramente sognato quello che vi ha così profondamente turbato? Perbacco! Lo dice la mia parola di galantuomo! Non basta. A meno che altri riesca a provare ciò che voi avete sognato, e questo mi pare impossibile. Cosa? Noi abbiamo i testimoni. Certo. Beniamino Girasole, il cameriere del Tignolo. Ecco. Al signor Girasole, a lui venuto in sogno, gli abbiamo fatto riconoscere che in relazione al sogno egli avrebbe fatto tempo addietro delle riserve, ecco, di carattere morale sul punto della signora Tartaglia. Io sono sicuro che, pian piano, a saperlo intelligentemente interrogare, potremo ottenere cose più concrete e vi daremo la testimonianza che cercate, certo, che ci chiedete. È questione di tempo. Suggestionando una persona gli si può fare dire tutto quello che si vuole, ma insomma, finiamola, signori miei, smettiamola, soprattutto cercate di ragionare. Ammesso quello che voi dite, la signora Tartaglia potrebbe inventare chissà quale sogno premonitore, significativo, e rendermi la pariglia con le stesse armi. Potrebbe, per esempio, affermare di avere sognato una marionetta che sotto una pioggia di uva bianca si mette a cavalcione di una sirena e con quella si allontana. E allontanandosi la sirena prende l'aspetto d'una vacca. Sogno significativo, certamente. La marionetta, lui, per esempio. L'uva bianca, l'inganno in cui qualcuno a scopo di lucro ha voluto trarlo, e la sirena, una qualche sua amante, che nella realtà nasconde in seno una bassa volgarità. Io, amante di una vacca? Ma voi siete pazzi? No, caro, pazzo. Più noi possiamo provare che il pazzo siete voi, gli ostinati a sostenere la vostra tesi. Potremmo noi chiedere di scrutare nella vostra psiche chissà quali sarebbero le conseguenze, non è vero? Collega Cipriani, che noi potremmo sottoporre il signor Tartaglia ad uno scrupoloso esame psichico. Sì, certo, si potrebbe, ma voi capite, mia moglie minaccia di farmi ricoverare in un manicomio, di mettermi a cuocere nella mia stessa acqua, nella speranza di farmi ricredere. Ebbene, no, io sosterrò che non sono pazzo, che so distinguere il sole dalla luna, il naso dalla bocca, e che mi ha messo nel sangue tanta voglia, tanto veleno, che io lo ucciderò. Bene, per finire i vostri giorni in un manicomio criminale. Ho il vostro nome onorato lì, a grossi caratteri, nella cronaca nera della stampa di tutto il mondo. Li consigliereste questo voi, collega Cipriani? Certamente no. Allora va bene, allora io la lascerò per sempre. Lasciarla, chi ve lo impedisce? Ma nessuno può impedire a vostra moglie di intentarvi causa per abbandono del tetto coniugale. E quando le ragioni non sono riconosciute valide dal tribunale, ci sono danni civili e penali per la parte che ha mancato, vero?
collega Cipriani? Ma certamente, se le ragioni non sono riconosciute valide... Avvocato, abbiate pazienza, ma voi le avete riconosciute valide queste ragioni. Infatti, ma secondo la nostra tesi... E se no, starvene tranquillo a ragionare, soprattutto a ragionare, vero collega Cipriani? Certo, si deve ragionare, ma io lo dissi, signor Tartaglia, è una causa costosa, lunga, estenuante, perigliosa, certa e incerta, ma estremamente interessante, lo dissi. Oh, non starò qui, signori, a scoprire le punte delle mie armi. Ma ce l'abbiamo, ci sono, sì, e che punte? Ci sono! E che punte, signor Tartaglia? Allora io resterò in casa, ma nessun rapporto con lei se non quello morale. Ah, certo, se a vostra moglie conviene. Ma se fosse di parere contrario, potrebbe richiamarvi ai vostri doveri coniugali e mettervi nella condizione di farvi provare o che siete un esaltato e, come vi ho detto poc'anzi, farvi delicatamente ricoverare per un po' di tempo in una casa di salute, o che la vostra repulsione per lei altro non fosse che un caso improvviso di inferiorità fisica. In una parola, impotenza! Anche questo! Io impotente! Ma allora perché io sarei qua? Se non sentissi il dovere di difendere la mia dignità di uomo e soprattutto, diciamo la verità, quella di maschio. Avvocato, ma voi non parlate, ma che cosa serve questa scienza occulta? Ma la scienza occulta, cosa c'entra la scienza occulta in un caso di improvviso indebolimento fisico? Ma che, io mi sento bene, avvocato! Un indebolimento fisico, semmai potremmo stabilire a chi addossarne la responsabilità, se al marito o alla moglie, signori, non è il primo caso di frigidità sessuale da parte della consorte. Ma se il marito l'accusa esattamente che... del contrario. Ma d'accordo, collega, ma in sogno... E allora crediamo in sogni. Ma insomma, e dichiariamo colpevole nella realtà il marito. Ma basta, abbiate pazienza, basta. Oh, avvocato, ma non lo sentite, che comunque io parlo, comunque io mi muovo, io finisco sempre per avere torto. Ma che è sta storia? Che significa questo sogno di mia moglie? Ci dobbiamo credere o non ci dobbiamo credere? Io non ho sognato niente. Sono una donna normale, io, pura di coscienza e sana di mente. Non ho bisogno di sognare castelli e cocomeri, gatti e uomini con le basette per giudicare la condotta morale di mio marito, l'uomo che davanti a Dio mi ha giurato amore eterno e fedeltà. Non c'è sogno capace di far vacillare un affetto quando questo è veramente puro e disinteressato. Mi parli di realtà nel sogno, solo questa ha valore per te. E questa mia indignazione, questa mia umiliazione, che cos'è? Il disprezzo che la gente sente per te, l'inganno in cui ti sei lasciato trascinare, il ridicolo in cui sei cascato, che cosa sono? Dimmelo, che cosa sono? La verità è che sei un ipocrita e un egoista, incapace di agire senza che altri te ne diano il permesso. Sei come una marionetta e come tale sei legata alla sorte di chi manovra i fili che ti fanno muovere le gambe, le braccia, la testa. Se quello là ti molla, cadi giù come una pera marcia, come un salame. Ci vedremo in tribunale se non vorrai. Ciao, buonasera avvocato. Al manicomio vi verremo a trovare. Sì. O addirittura a Porto Longone. Sì. Intanto sapete cosa vi dico? Ci stareste proprio bene, a cavalcioni di una vacca. Arrivederci avvocato. E voi a cavallo di uno scorpione. Avvocato, scusate, se mia moglie ha le sue ragioni da prevalere, bene, io ho le mie e le faccio valere. Ma no, signor Tartaglia, non dovete considerarvi un nemico. Avvocato Cipriani, collega, ragioniamo con calma. Finalmente, con calma. Sei arrivato. Su, a casa mia, caffè, come la fanno a Napoli. Io impotente. Un, due, grazie, anche tre, prego. Ma cosa dell'altro mondo? Tre. Un cucchiaino, signore? Sì, uno, due, io non prendo il caffè, io prendo il caffè. Eccolo qua! L'uomo del sogno! L'uomo con le basette, Avvocato, abbiamo vinto! Basetto! In tribunale! Questo! A questo si mette le manette! Andiamo in tribunale! Calma, per favore, signor Tartaglia! Pronto? Vorrei parlare a padre Bonelli. Sono la signora Matilde. Sì, grazie, aspetto. Pronto? Ah, non c'è padre Bonelli? E quando tornerà, gli dica di telefonarmi. Aspetterò. Grazie. Sai cosa ti dico, mamma? Non voglio che tu ne parli a padre Bonelli.
Sono convinta anch'io della necessità di separarci, perché quello potrà convincersi per uno, due giorni, ma poi ricomincerà da capo. E ti sembra dignitoso vivere accanto a un uomo che non ti stima, essere accusata di una colpa che non hai commessa? Le parole volano, e si sa come. Il signor Sergio è poi un uomo interessante, piacente. Dimmi tu che io sarebbe dubitare del contrario. Sì, sì, capisco. Ma intanto mi domando, com'è che ora provi tanta ammirazione per il signor Tignola? Prima non ci avevo fatto caso. Ora sì, a furia di sentirmi dire sei la sua amante, sei la sua amante, io mi domando se proprio valga la pena di non esserlo stata o se lo sono stata davvero. E mi sembra di essere diventata la favola del quartiere. Ho vergogna perfino di uscire. L'odio, l'odio, l'odio! E sarei disposta a tutto pur di fargli dispetto. Meglio sarebbe se tutto potesse tornare come una volta. Ma non vedi che si è ammattito del tutto? Ci si è anche ammalato. Da 3 giorni non si decide se dare l'anima al diavolo, no? Gli passerà. Io sono sicura che se padre Bonelli gli parla, si aggiusta ogni cosa. Anche l'avvocato Moresi credeva che, parlandogli amichevolmente, di ottenere chissà che. E invece... Quel giorno poi ci si è messo anche quello con le vasette. Intanto io ti dico che se tutto dovesse tornare come prima, io non sarei più quella di una volta. E io ti dico di non lasciarti più sorprendere a parlare con il signor Tignola dal terrazzo. Un semplice saluto. Ieri ti ha buttato una rosa. Gliene è caduta una mentre ne metteva altre in un boccale. Ma cosa c'è, mamma? Vorresti anche tu rimproverarmi? Ma no. Ti prego soltanto, dato come stanno le cose, di essere prudente. E anche il signor Tignola dovrebbe agire diversamente dopo quanto è accaduto tra lui e tuo marito. Ma cosa dovrebbe fare, mamma? È un uomo intelligente, di spirito, e ha dato alla cosa il valore che doveva avere. Per me ha fatto bene. Silenzio! Dorme! Oh, Dio ne scampi, chissà cosa sogna. Vuole che chiamiamo il dottore un'altra volta. A me non pare che la gamba sia paralizzata e neanche il braccio, perché di tanto in tanto muove l'uno e l'altro. Adesso dice che ha l'emicrania e per questo ha voluto un bicchiere di vino con tanti biscotti. Ma quella è fame, altro che emicrania. E poi, signora, ha voluto anche gli occhiali. Eh sì, perché dice che ci vede sempre meno e sono dovuto andare giù dall'ottico. Quello è pazzo, pazzo, pazzo! Oltre che essere geloso, è anche visionario. Va bene, vai, vai. Signora, vai. Però adesso è calmo, tranquillo. Vado a vedere. Permesso, signore. Pronto? Ah, buonasera, padre Bonelli. Sì, sì, ho lasciato detto io in parrocchia di telefonarmi se non le fosse dispiaciuto. Di una cosa importante che riguarda mia figlia e mio genero. Oh, non fa niente. Avrà occasione di conoscerlo. E mio genero sarà felicissimo di fare la sua conoscenza, padre Bonelli. Fra un'ora? Va bene, l'aspetto. Grazie, padre Bonelli. Arrivederla. Come ti illudi, mamma? Ma credi proprio che io ci tenga tanto a rimettere le cose a posto? Prima lo desideravo, ma ora... Ma non dovrà mica durare tutta la vita questo stato di cose. Permesso. Oh. Signora, c'è il signor Tignola. Signor Tignola. Per carità, cosa vuole? Oh, che... signora Mattia. Buonasera. Buonasera. Oh, signora Millì. Che... Ma... Signor Sergio, ma cosa le salta in mente di venire qua? Ecco, io solo oggi ho saputo che il signor Camillo è stato colto da paralisi progressiva e la cosa mi è dispiaciuta, volevo vederlo, parlargli e scusarmi. Per l'amor di Dio, quello finisce per paralizzarsi sul serio, eh? Ma, allora non è vero che è paralizzato? Lui lo crede, per farsi compatire, perdonare. Ormai è convinto di avere torto e non trovando altri argomenti per farsi perdonare, ha inventato la storia della paralisi progressiva. Ha suggestionato perfino il medico. Tutta conseguenza di quanto avvenne tra lei e lui quel giorno. E poi il fratello della cameriera, quel tipo con le basette, la sfida a duello. Mi spiace, signora, creda pure che mi spiace, ma se io ho trasceso sono stato costretto, sa? E se non ho voluto accettare la sua sfida è stato proprio perché non mi è parso giusto accettare le provocazioni di un uomo che ha perso il senso logico del ragionamento.
Lei ha ragione, signor Sergio. Grazie, signora Milli. Un momento, forse è lui. Vado a vedere. Che baffo, eh? Come? No, dico, che buffo, che divertente. Essere creduti e menti e non essere. Comunque, per me è sempre una soddisfazione stare nel cuoricino di una donna affascinante come lei. Anche se si tratta di sola immaginazione. Lei si accontenta di poco. Di poco. Nella speranza di ottenere di più. Adesso vuole troppo. A parte tutto, lo sa che mi piacerebbe essere il suo amante per davvero. Si fa per dire, naturalmente. E lei? Dorme ancora. Se ne vada, signor Tignola. Sì, vada. Dica al signor Camillo che ero venuto per scusarmi di persona. Neanche persona. Va bene, vuol dire che gli scriverò. No. Sì, gli scrivo. Arrivederla, signora Matilde. Io me ne vado di sopra, tranquillo a lavorare. Arrivederla, signor Sergio. Di nuovo, signora. Arrivederla, signora Milli. Mi spiace, sa, per quel poterino che non potremo più fare. Questa sarebbe stata proprio l'ora adatta, invece dovrò andarmene a letto solo. E la sua amica? La mia amica scomparsa da un pezzo. Se ne cercherà un'altra adesso. Oh, non è facile, sa. Io avevo trovato la donna dei miei sogni, ma suo marito ci ha impedito di amarci. Questi benedetti mariti, è vero, signora Matilde? Già. Beh, arrivederci, signora Milli. Goodbye. Buonasera, signora Matilde. Buonasera, signor Sergio. Dina, che sia morto tuo marito, non si sveglia? Tanto meglio. Che profumo. Lo senti, mamma? No. Ah, sì, è quello del signor Sergio. Buono, mi piace. Sì, ma troppo amaro. Mi piace. Eccolo, è lui, ho sentito tossire. Ah sì? Allora io me ne vado, non voglio proprio vederlo. Angelina. Ho chiamato 3 volte. Perché non viene quella lì? Sarà sul terrazzino. Mi sentite meglio? Meglio. Così. Come mai? La paralisi è passata? Beh, perché? Avete mosso la mano? Vi siete distratti? No, affatto. L'ho mossa io. Perché se la muovo io si muove. Da sola non si muove. Da sola. Volete altre spiegazioni? Santa pazienza! Ruffiana! Ecco quello che sei, una ruffiana! Ciao, Camillo! Alzato, eh? Alzato. E la paralisi? Purtroppo, ma non è che una paralisi bella e buona, sai? È questione che è un fatto del sangue. Il circolo, capisci? Certo. Certe volte si blocca il circolo e allora la gamba si ferma, insomma il braccio non si muove più. Per me non si tratta di paralisi. Anche il dottore l'ha detto. Tu continui a volerlo credere, sei un bel testone. Sì, va bene, io sono quello che sono. Intanto sei stato da Cipriani? No, è fuori Roma. È dovuto partire improvvisamente, ma tornerà domani. Io non so quello perché non si fa più vivo. Ah, volevo dirti. Non mi parlare di mia moglie, sai? Non mi parlare di mia moglie. Niente, io aspetto il momento di sentirmi meglio, guarito, per andarmene. No, volevo dirti. E non mi parlare di quel mascalzone qui sopra, eh? Non mi parlare di quello. Se quella, tu capisci, quella ha rifiutato la sfida. Vabbè. Ma io consulterò un giurì d'onore. E intanto, scusa, intanto vado a scrivergli una lettera. Una lettera? Che deve essere un capolavoro di offese. E se non risponderà, vuol dire che lui non ha orgoglio e non ha dignità. Quella
E con un tipo come te, un tipo come te, non c'è nulla da fare. Ma perché vuoi peggiorare la situazione? Come? Perché? Perché io ho bisogno di sfogare, se no io crepo, capisci? Per sfogare adesso me ne vado in camera a scrivere, poi mi voglio prendere un bel decotto di camomilla e vedere se posso dormire. È molto tempo che io non sogno. Io ho bisogno di sapere quello che accade domani, dopo domani. Certo. Bisogno di sapere. Tu che cosa fai? Resti qua? No, saluto le signore e vado via. E vienimi a trovare, hai capito? Certamente. Vieni a trovare, io sì. Non so mai che succede. Cosa deve succedere? Qua mi ci vorrà una stampella, la gamba di legno mi metterà. No, addirittura, sei migliorato. Io che ho un emigrato, ho dovuto mettere gli occhiali. Io vedo, comincio a non vedere più. Ma la rabbia. La rabbia, capisci? Certo. Che mi rode. Ecco, ci vediamo domani. Sì, senz'altro. Come faccio? Come pesante sta gamba? Allora ti aiuto io, guarda, e facciamo così. Ti imbecille! Come cammino su una gamba sola? Scusa, Camillo. Beh, io certe volte con certi cretini, io nei lunghi non ce la faccio proprio. Buonasera, signor Girasole, come mai? Buonasera, signora Emily. Sono stato finora con Camillo. È più sconvolto di prima. Il rifiuto di battersi del signor Tignola lo ha esasperato. Non gli credete. Finge di sentirsi offeso, perché il signor Tignola, da persona intelligente, ha rifiutato la sfida. Ma se per caso avesse accettato, a quest'ora il signor Tartaglia sarebbe morto 3 volte. Ha detto che vuole dormire e sognare perché da tempo non sogna più. E lui ha bisogno di sapere, di capire. Permesso, il signore ha chiamato. Io avrei un'idea che vorrei sottoporvi. Mi sono fatto preparare da un mio amico farmacista una piccola dose di stupefacente, innocuo nella sostanza. L'ho qui con me. Lui vuole sognare. Sogni pure, ma sogni quello che vogliamo noi con l'aiuto dello stupefacente. Ma cosa dobbiamo fare? Recitargli una commedia. Come noi vogliamo che egli la veda in sogno. Ho qui tutto l'occorrente. Il signore vuole un decotto di camomilla. Bene. Un decotto di camomilla. Ma cosa c'è in questo stupefacente? Oh, nulla di dannoso alla salute. Voi avete un radiogrammofono in casa, vero? Sì, è là. E avrete anche qualche disco di musica classica, Beethoven, Chopin? Sì, abbiamo qualche cosa. Ma perché? Ora vi spiego. Silenzio con la cameriera. Occorre avvisare il signor Tignola. Andiamo di là. Cosa c'è da fare? Adesso vi spiego. Andiamo di là. Sì, bene, meno ci spieghi perché prego, non abbiamo capito. Prego. Angelina! Eccomi, comandi, signore. La camera è troppo rumorosa, tram, autobus, automobili. Prendimi un cuscino, una coperta, io cerco di riposare qui, vai. Sì. E ricordati il decotto, vieni. Subito, signore, lasci con Oh, ciao, Camillo. Tu stai ancora qui? Sì, ho salutato le signore. Volevo fare un pocherino, ma sai... La signora Matilda ha detto di sentirsi stanca, è andata in camera sua. Anche la signora Millì è andata a riposare, quindi... Vai a riposare pure tu, vai. Eccomi qua, ecco il decotto. Questo mi farà bene, questo qui. L'ha preparato la signora prima di andare a letto. Non lo voglio più, l'avrà avvelenato. Oh, signore, ma cosa dice? C'ero io presente. Prenda che le farà bene, sì. Tu che dici? Sì, ma andiamo, senz'altro. Che io intanto le preparo il letto, signore. Adesso vado a prendere la cucina. Ecco. I brividi, come no? L'emigrani, i brividi. Ah, ecco. La cecità che avanza. Anche. Bevi, che ti farà bene, su. Così. Senti, ma
Dimmi. Questo c'ha un sapore strano, sta strano? Storia qui. Cioè? Ma che dolciastro, che è? Che c'ha? È camomilla, camilla, camomilla. Camomilla? Certo. Così. Tutto, tutto, tutto. Bravo. Ecco qui. Ecco qua, ecco qua, signore. La sua coperta e il suo cuscino. Su. Sì. Braccio, mi raccomando, adagio. Aiutatemi, Sì, 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 signore. Non mi lasciate solo. No, 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 non faccia sforzi, non faccia sforzi. Ecco. Mi voglio sdraiare. Sì, adesso le tiriamo sulle gambe. Paralizzata! No, ma è quella. È questa, signore. È questa che fai, come non la prendi? Sì. Prendilo tu. Facciamo così. Ecco. Mamma mia. Ecco qui. Il cuscino. Ecco. Ah, coprimi. Adesso la copro, sì. Caldo fa bene, no, no. Su, su, ecco. Oddio, trema, c'hai i brividi. Dio mio. Che fai? Dormi qui. Faccio sì, perché quella camera è molto rumorosa. Ma come ti senti? Mi sento così, così. Sì che è proprio vero che da tempo non riesci più a sognare, eh? Strano. Sarà che io sogno e poi non rammento, non ricordo più. Sai, nei trattati di scienza il caso è previsto, ecco. Sarà che dorma e non sogna, hai capito? Sai, voglio leggere qualcosa del genere anch'io. Dopo quanto è accaduto, comincia a interessarmi. Non ci credevi, Boh, ti dirò, ti dirò. Per caso, mi è capitato un libro tra le mani e così, sfogliandolo, ho visto che trattava dei fenomeni del sonno e del sogno. Sì. Dimostra che si appartengono a un ordine trascendentale di esistenza e pone in evidenza alcuni particolari supernormali che in essi si realizzano. Sì. Sì. E sono proprio queste testimonianze, sai, che dimostrano la spiritualità dell'anima. Certo. Vedi, noi possiamo sognare quello che accade tra uno o due giorni, magari tre, quattro, anche quello che non accade, perché se lo sogniamo è come se l'avessimo vissuto. Precisamente, noi possiamo sognare come i fatti sono realmente o saranno. Non credevi, Beh, adesso mi sto convincendo. Lo so. Senti, dimmi. Adesso vorrei riposarmi. Certo. Ti dispiace? No, che devo fare? Ecco, niente, spegni la luce, per favore. Senz'altro, Buon riposo, Camillo, E mi raccomando, fai sogni color di rosa. Camillo. Sì, cos'è? La chanson de Solveig di Grieg. Ah, che bella melodia. Ho scritto questa musica per le anime in tempesta, perché sentono nella sua melodia la suavità della vita e tornino ad amarla.
Allora tu sei Grieg? Sì, sono Grieg. E dove sei? Io ti vorrei vedere. Sono qui, non mi vedi? No. Qui? Ecco. E dove? Girati, Camillo. E dove? Girati. No, girati, Camillo. Ancora, così. Così, bravo. Dammi la mano. Non ti vedo. Ecco, qui, così, dove? Dammi la mano. Ecco. Oh, come fredda. Edoardo Grieg. Camillo Tartaglia. Ma dove siamo, Grieg? Io nel mio paradiso, tu nel tuo. Ah, no. Questa è casa mia. Perché questo è il tuo paradiso, nella realtà e nel sogno. La tua famiglia, la tua dolce sposa. Oh no, Grieg, non mi parlare di mia moglie. Io le voglio tanto bene, tanto bene. Non mi fa soffrire, è infedele. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No, ti è stata infedele in sogno, perché tu l'hai sognata come pensavi che fosse. Sì. Ma lei ti ha sempre amato. Ora ti lascio, no. Camillo. Addio. No. Rimani lì, fermo. Grieg, non te ne andare. Le tue parole mi danno tanto conforto. Grieg. Oddio, è andato via. Che peccato. Oddio, la testa mi gira. Oh, oddio. Oddio. Cosa? Tignola. Tignola. Voi che cosa fate qui? Sono venuto a passeggiare in questo meraviglioso giardino, ma sono tanto dispiaciuto. Ero in compagnia di Grieg e tutto ad un tratto è sparito. Vola, vola, vola. Ma Grieg stava qui poco fa. Che bella fontana. È una fontana. Ah, io vedo un vaso di fiori. Che vedo? E vedete? Vedo un processo. Vedo il tuo processo. Ma perché? La gente ti accusa. Il mondo ti vuole colpevole. Ma perché mi vuole colpevole? Perché senza prove di fatto hai dubitato dell'onestà di tua moglie, esponendola alla vergogna. Vola, vola, vola. Oh, chi vedo? La signora Millì. Sono stato obbligato ad assistere al grande processo, alla saggezza dei giudici, l'ardua sentenza. Dio mio, che vedo! Un drago, un mostro, mi prende, mi assale. No, Millì, io non sono un mostro. Io sono tuo marito, sono Camillo. Mamma, mamma, Dio. Mamma! Che vuoi, Millì? Oh, Beniamino! Quel mostro mi vuole uccidere, mi vuole aggredire! Fermati, mostro! È giunto il momento della tua condanna! Dov'è il presidente del tribunale? Presidente! 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 Eccomi, signore giurato! Mia suocera! Ecco l'imputato! Udienza e opera! Udite le ragioni del signor Tartaglia, parli l'accusa. Ma io non ho proprio parlato, presidente. È un mese che parli, ora aspetta ad altri parlare. A voi, pubblico ministero, gridate al mondo le vostre ragioni. Egli è colpevole. Qual è la consistenza delle prove di quanta accusa, se non quelle create dalla sua fantasia e sua moglie? Non lui che ha diritto di sentirsi offesa e calunniata. Oh bella, e perché questo? Perché vuol dire che non avete tralasciato di pensare che lei potesse assoggettarsi a ciò che vi fa tanto schifo e ribrezzo. Giustissimo, giustissimo, giustissimo. Significa che l'avete tanto pensato e ponderato, ne avete tanto pregustata la gioia, che ve lo siete perfino sognato. Satiro, salico, vizioso. Satiro, salico, vizioso. Signori giurati,
Io non sono un sadico, no. Io l'ho sognato per caso, così. Sarà stata la mia fantasia. Ascolta la voce del mondo. Satiro, satiro, satiro! Sarai condannato! Ne morrò di dolore. Minacce, padre Bonelli. Fallo passare. Mi voglio confessare e comunicare. Io, ma che avete? Fai quello che ti ha detto. Sì, lo faccio. Per s'accomodi, padre. Buonasera, signori. Ma cosa succede? Voli, padre! Voli, voli! Attenderò la morte nel mio letto, quel letto che lui ha ripugnato! No! No, Mimì! La vola! Vola, vola! Vola, vola! Io sarò vola! Le volte vola! Toglietemi questa angoscia! Ridatemi la mia Mimì! Dov'è? Mimì! Mimì! Billy! Billy! Tutti spariti! E dove sono gli altri? Oddio! Oddio, non capisco! Billy! Billy! Billy è morto! Di là in un rai che le misere spoglie! Oddio! Guarda! È lì sul sofà! Chiede perdono! Ma me! Sul sofà! Qui! Ma... Oh, non c'è! Non c'è, non c'è! Io sono stato un assassino! Io l'ho uccisa! Ma che cosa succede? Oddio! Io... Oh mio Dio! Che stordimento! Ah, questa luce! Oddio! Oh! Ah. Signore! Milly è morta! Oddio, ma signore, cosa morta. Dice? Sì. Cosa succede? Milly! Che cos'è questo baccano? Il presidente! Non so, mamma, ero a letto con te. Ah, Milly! Milly, ho sognato, che sogno! Un altro sogno, povera me! Permesso? Oddio. Ma cosa succede? Anche voi qui! Ma ero di sopra, ho sentito gridare, aiuto, aiuto! Mio marito ha sognato, signor Sergio! C'è stata una confusione qua! Non ci ho capito niente, c'era Beniamino, e poi c'era un prete. Sì, un prete che volava, ma poi volavano tutti, tutti volavano. Ma, meno male che si è trattato di un sogno, come ero spaventato. E cosa ha sognato? Oh, la mia condanna per aver ingiustamente sospettato dell'onestà di mia moglie. Sono stato giudicato un sadico. Che cosa dovrei dire io adesso? Ma che ti posso dire, Milly? Ma come si può ragionare con i misteri del subcosciente? Io ti chiedo perdono. Via, signora Milly, consideri quello che è stato una furia d'amore. Perdoni suo marito. Sì. Ed io potrò considerarmi sempre un nemico di famiglia? Ma sì, signor Tignola. Sì, sì. Sì. Va bene, ma che bello, io mi sento leggero, leggero, io mi sento come una nuvola, oh, mi piace tutto, tutto, oh, che, tutta gioia. Oh, che potere hanno i sogni sulla vostra persona. Bene, ed io felice della pace fatta, me ne torno di sopra tranquillo a riposare. Arrivederci, signor Camillo, scioccone, qua la mano, su. Via. Va bene, bravo, bravo, così. Arrivederlo, signora Milly. Buonasera, signora Mattini. Buonasera. Milly, Milly, che sogno, Milly mia. Ho conosciuto Grig, sai. Un momento. Se tu dovessi sognarmi di nuovo, come mi sogneresti? Ah, ma non è possibile un altro sogno. Come, vedi, io non, questo sogno ha annullato l'altro. Ora non ti potrò vedere... Che come sempre ti ho vista, mia, 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 sempre mia, Milly, Milly, sempre mia. Padre Bonelli, venga padre, venga. Ma mi dice una buona volta che cos'è accaduto. Vengo qua senza sapere niente e mi si costringe a volare. Non mi era mai capitato. Mi scusi, padre. Signora, che bello che è vedere il signore felice e contento come una volta. Sì, dai, lasciaci parlare. Sì, permesso, padre Bonelli. Prego. Lei ha ragione, padre Bonelli, sì. E le spiego subito. Oh, mi scusi intanto se l'ho disturbato. Oh, ci manca. Ma ecco, circa un mese fa. Sì. Ma prego, si accorga. Ah, grazie, grazie. No. Devo volare! No, non occorre più.
La prego, andiamo di là. Non vorrei che per caso mio genero ci sorprendesse a parlare. Senza volare. Senza volare. Va bene. Prego, prego. Grazie, grazie. Come grazie. Dicevo, circa un mese fa, mio genero... Buonasera, signora Milli. No, sono Angelina, signor Tignola. Cosa succede? È il signor Tignola. Mi aveva scambiata per lei. Ah. Ancora sveglio. Buonanotte, signora Milli. Buonanotte, signor Sergio. A domani sera. A domani sera. L'aspetto. Grazie. Milli! Ecco. Milli! Vieni, cara, cara. Senti, io ti devo raccontare un sogno meraviglioso sì. che io mi feci e che poi è risultato. Ma cosa vai a pensare? E lasciami cantare. Io so perfettamente quello che la gente stasera vuol da me. Ma cosa vai a pensare? Che in fondo agli occhi miei ci sia la tristezza di chi vuol nascondere un'altra verità. Tu pensa a divertirti ed io sarò contento se tra qualche momento crederai sul serio che io sia un gran re. Ma cosa vai a pensare? Dai, si illumina la scena, vai giù. Io voglio godermi quel senso di euforia che il pubblico mi dà. Cosa resti a fare? Si va ad incominciare. Non senti che la gente batte le mani a tempo e scandisce il mio nome?